responsabilità che si trasforma anche in angoscia quando vedi che ci sono attese che non possono ricevere. Abbiamo deciso tutti insieme di ospitare nelle liste che tra noi il 30% di appartenenti a quella parte dell'Italia che oggi festeggia, guarda caso, l'8 marzo, la sua festa all'altra metà del cielo, e si scatena subito la corsa a guardare nel passato, a vedere che cosa ha fatto questo, tutto là, e poi addirittura sono tutte fidanzate di Gianfranco, tutte fidanzate mie, tutte fidanzate nostre. Noi siamo un po' Superman, diciamo chiaro, da quel punto di vista, ma non riusciamo ad avere certi lumi, sono più guardi anche per noi. Un grazie ancora per aver impiegato il vostro tempo oggi, un grazie per quello che potrete fare come missionari di verità e di libertà da qui al 13 di aprile. Gianfranco, la parola viva. L'Italia finalmente è rinnovata. Il popolo delle libertà è nato dalla comune volontà di guardare avanti. Del resto, il merito che Silvio ha già acquisito è stato proprio quello di innovare la politica italiana. È stato quello di portare il popolo italiano ad una condizione che è di autentico, sincero bipolarismo. Quando fra qualche tempo si leggerà la storia degli anni che abbiamo alle spalle, di quella esperienza magnifica che è stata la Casa delle Libertà, il Polo delle Libertà, si dirà innanzitutto che ha rappresentato il passo in avanti di un popolo, il nostro, che usciva dal lungo dopoguerra e finalmente si dotava di regole e di assetti politici propriamente europei. O si sta da una parte o si sta dall'altra. Amore per l'Italia è amore per gli italiani, sia per gli italiani che nascono nel nostro territorio, sia per coloro che italiani diventano. Perché l'Italia non è soltanto degli italiani, l'Italia è di chi l'ama, l'Italia è di chi in qualche modo la rispetta, l'Italia è di chi si riconosce non soltanto nei valori del popolo delle libertà, e soltanto con quella moderna rivoluzione conservatrice, che non è un bisticcio di parole, che ci impegniamo a realizzare quando torneremo al governo, proprio perché sappiamo tutto ciò, sappiamo altrettanto bene che l'uguaglianza è un valore se si garantisce di partire alla pari, ma quel che chiedono in particolar modo i più giovani, quel che chiedono gli italiani, quale che sia il loro impegno, quel che chiedono in particolar modo i nostri fratelli del Sud, è una società in cui va avanti chi se lo merita. Il valore rappresentato da quella concezione, moderna di un'economia che produce ricchezza soltanto se è un'economia liberale e di mercato, affidando però alla politica il compito di distribuire in modo giusto la ricchezza che viene prodotta. E soprattutto in Italia, lo dobbiamo dire con grande forza, non accettiamo che tra le tante bandiere fasulle che alza la sinistra ci sia la bandiera della giustizia sociale, perché la giustizia sociale non è a sinistra, perché l'autentica giustizia sociale è sotto le insegne del popolo della libertà, perché giustizia sociale significa innanzitutto mettere il lavoro al centro dell'economia. Veltroni dice che occorre garantire che tra capitale e lavoro ci sia concordia. Beh, meglio tardi che mai, ma con tutto il rispetto mi va detto che ci sono donne e uomini nella tradizione liberale, nella tradizione democratico cristiana, nella tradizione nazionale, nella miglior tradizione socialista, ci sono donne e uomini che sanno da almeno 50 anni che tra capitale e lavoro